PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ciao e benvenuto alla nuova puntata di PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici sul processo telematico e il mondo digitale. Io sono Francesco Posati al microfono e dall'altra parte del monitor c'è Marco Pennacchini che cura il sound designer del podcast. Anche oggi la pillola digitale di Marco arricchirà la puntata per alimentare il tuo essere avvocato tecnologico. Come sai, il podcast ha continuato a uscire con le sue puntate nel mese di agosto. Nello stesso tempo ho viaggiato da nomade digitale, mi sono riposato e ho conosciuto tantissime persone meravigliose, le quali parteciperanno al podcast con delle interviste dedicate. Ci saranno tante novità nei mesi a seguire. E tu invece? Spero che ti sia riposato e che abbia trovato degli stimoli giusti per ricominciare. Sono consapevole che la ripresa delle nostre attività quotidiane è sempre dura. La fine dell'estate porta per molti italiani il cattivo umore, insieme a stanchezza, problemi di concentrazione, arrabbiature facile, tendenza agli isolamenti. Questi sono i sintomi della depressione da rientro. Questa puntata vuole darti gli stimoli giusti per riprendere serenamente la tua attività con 10 consigli per combattere lo stress da rientro. Questi consigli saranno divisi 5 nella prima parte del podcast dedicati alla cura della persona e i rimanenti 5 dedicati alla dimensione organizzativa del tuo studio legale e tecnologico saranno nella seconda parte del podcast dopo la mini pillola di Marco Pennacchini. Ma prima di iniziare ti ricordo, se ti sei perso alcune puntate, dove puoi riascoltarle. Collegati al sito avvocatotecnologico.it o al canale Telegram PCT Facile se sei utente Telegram. Oppure vai su soundcloud.com/fposati o su Spreaker e iTunes cercando PCT Facile. Se sei utente iTunes, lascia anche una bella recensione a 5 stelle per far scoprire il podcast ad altri utenti, come ha fatto l'utente Ratzes, che ha scritto «Bella iniziativa con grande impegno». Se invece non sei un utente iTunes, condividi il podcast tra i tuoi contatti sociali. Tutti possono contribuire al progetto in crowdfunding su patreon.com/fposati e a breve ci sarà anche un piccolo video tutorial per illustrare come aderire al progetto, oppure finanziare la messa in onda delle singole puntate tramite la pagina paypal.me/fposati/5. Ora iniziamo questa puntata di PCT Facile. In questa prima parte del podcast ti condivido i 5 consigli dedicati alla cura della tua persona per riprendere la tua attività professionale in modo più smart, sereno e tecnologico. Questi primi 5 consigli sono stati suggeriti dal blog abcsalute.it, da cui è tratta anche la copertina della puntata. Quando rientriamo dalle ferie, il cattivo umore, insieme a stanchezza, problemi di concentrazione, arrabbiature facili, tendenza all'isolamento, sono sintomi di stress da rientro. Profondo blues, come lo chiamano gli inglesi, è una vera e propria sindrome. Il disagio dura qualche giorno o più settimane. In ogni caso basta seguire delle semplici accortezze per sentirsi subito in forma e tornare al lavoro più carichi e produttivi di prima. Iniziamo con questi primi consigli. Fai una cosa per volta. Appena messo piede a studio tornano alla mente tutte le scadenze da rispettare, le email da leggere, i progetti da terminare. Calma, affronta una cosa per volta e dai tempo al corpo e alla mente di adattarsi alle nuove condizioni. Nel caso, utilizza la regola del 6. Non sai che cos'è? Te lo spiego subito. Fai una bella to-do list dove inserisci 6 attività dalla più importante al primo posto alla meno importante all'ultimo posto, incominciando sempre dalla prima, la più importante. Se non le hai terminate tutte, le rimanenti le sposta il giorno dopo e le integri con altre 9 fino ad avere 6 attività al giorno, la prima la più importante, l'ultima la meno importante. Lascia stare il multitasking e concentrati sulle singole attività che hai presente nella to-do list. Usa i bei ricordi per ricaricarti. Al mare o in montagna, in famiglia o con gli amici, le tue vacanze ti hanno regalato momenti di relax e divertimento. Invece di deprimerti al ricordo di ciò che è stato, pensa al benessere di quei momenti e trai da loro la forza per affrontare il rientro con rinnovata energia. Queste immagini e ricordi le puoi caricare sul tuo album su Facebook in modalità riservata, settando la privacy, o su un cloud storage, consentendo di visualizzarli in ogni momento come stimolo per andare avanti. Regolarizza il sonno.
Tornare alla quotidianità vuol dire avere dei ritmi precisi, rispettare gli orari e pianificare le giornate. Mentre in ferie hai dormito più del solito o hai fatto le ore piccole, ora è giunto il momento di regolarizzare il sonno. Fallo gradualmente, andando a letto ogni giorno un po' prima, in modo da aiutare l'organismo a riprendere le buone abitudini. Sfrutta il weekend. Le vacanze sono finite, ma settembre è ancora un mese ideale per godere di bellissime giornate. Sfrutta il weekend per fare delle gite fuori porta o andare al mare, goderti una passeggiata a piedi o in bicicletta. Rispetta i pasti. Colazione, pranzo, spuntino e cena spesso saltano quando si è in giro ogni giorno. Adesso recupera le buone abitudini di una sana e corretta alimentazione per dare al corpo e alla mente ciò di cui hai bisogno. Ora ascoltiamo Marco con PCT Digitale, la sua pillola del buon umore digitale. A te, Marco! Arrivano le chiamate di gruppo per Skype su mobile. Il limite però per le cosiddette group call è il medesimo della versione desktop web, ovvero 25 persone per volta, e queste sono assolutamente gratuite. Oltretutto Microsoft ha aggiunto anche su iOS e Android la possibilità di invitare altre persone a conversazioni di gruppo, sia in modalità testuale che in modalità video. Grazie Marco per questa nuova pillola. Ora riprendiamo il tema della puntata, i 10 consigli per riprendere a lavorare in modo sereno e essere più produttivi nella ripresa delle attività lavorative. Nella prima parte del podcast i primi 5 consigli erano destinati a te e alla cura della tua persona. In questa seconda parte i rimanenti 5 consigli, tratti dal blog adminformatica.com, sono destinati alla tua attività professionale, ponendo l'accento sull'aspetto organizzativo. Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Web. Migliora le prestazioni del tuo sito internet, come ad esempio rinnova le pagine e strumenti obsoleti o poco curati. Dai anche un ritocco al lato grafico se necessario. Riempilo di nuovi contenuti e anteprime. Il portale web è la prima vetrina per un avvocato tecnologico con cui mostrare ai tuoi utenti, visitatori e clienti la ripresa dell'attività. Risorse interne. Valorizza i tuoi reparti rispettando le potenzialità di ogni singolo collaboratore o collega. Ognuno di loro può renderti il doppio se impiegato su ciò che sa far meglio. In un tempo medio-lungo noterai una ripresa delle attività più efficiente e produttiva. Procura loro strumenti che aiutino a semplificare e velocizzare il lavoro, gestionali, software, tecnologie digitali etc. Mettili in condizione di non subire lo stress o richieste pressanti da parte dei clienti, o almeno di poterle gestire nel modo migliore. Prendi l'abitudine, o riprendila se già lo fai, di cadenzare riunioni periodiche, almeno una volta al mese, per ascoltare lamentele e richieste, per trovare insieme nuove strategie di lavoro. Formazione. Oberato di lavoro? Ripresa dell'attività ok, ma non trascurare lo studio. Aggiornati sulle ultime riforme normative, anche perché l'estate è foriera delle grandi riforme alla giustizia, ma dedica anche tempo a saperne di più laddove hai riscontrato lacune o maggiori difficoltà nella gestione interna. Corsi, riviste, video, tutorial, aggiornamenti di settore, ma non solo. Ritaglia un numero di ore al mese per migliorare tu e il tuo staff la capacità di utilizzare le infrastrutture IT su cui hai investito come valore di crescita. Quante funzioni, comandi, utility sono lasciate lì a marcire, eppure già le hai pagate. Sarai capace di sfruttare al 100% le potenzialità della tecnologia gestionale. Provare per credere. Evita errori precedenti. Tu più di me saprai bene cosa ha penalizzato il tuo lavoro da gennaio a luglio e cosa non ha funzionato. Intendo sia nella gestione interna della tua attività professionale, sia nell'andamento economico, sia nel rapporto con i tuoi clienti. Prendine atto. Chiamale per nome e fa sì che le riprese dell'attività si liberi da operazioni, procedimenti, mentalità, abitudini, modi di fare dannosi e controproducenti. È un modo intelligente per avere cura del proprio futuro professionale.
sia ecologico. Forse quest'ultimo consiglio può sembrare fuori dal tema della ripresa dell'attività. Incomincia, se già non lo fai, ad adottare tre abitudini che nel tempo porteranno grandi vantaggi. Spegnere la luce quando non sei presente in una stanza o non la utilizzi per lungo tempo, evitare lo spreco di carta e adottare delle procedure paperless e fare raccolta differenziata nel tuo studio. Queste tre pratiche faranno di te un modello rispettabile di persona. Nel tempo, vedrai, porteranno anche benefici al tuo budget e al tuo spazio di lavoro, che non guasta mai. Conclusione: per dare la giusta spinta alla ripresa della tua attività professionale, riconquista la tua dimensione personale, investi e migliori i tuoi strumenti tecnologici e non trascurare la formazione, punta sul valore dei tuoi colleghi o collaboratori. Siamo arrivati al termine della puntata. Lascia un commento alla puntata per farmi conoscere la tua opinione, i tuoi suggerimenti e se hai altri consigli da condividere. Mi puoi contattare su Telegram alla user fposati oppure tramite mail me@francescoposati.it se ancora la preferisci. Ti ricordo sempre di lasciare una recensione al 5 stelle al podcast se sei utente iTunes o di condividere tra i tuoi contatti sociali oppure contribuisci alla messa in onda tramite la pagina paypal.me/fposati/5 a numero o alla pagina patreon.com/fposati in crowdfunding. E ti ricordo che viviamo il futuro digitale. Al prossimo appuntamento, ciao! Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it e su Telegram. Contatta l'autore Francesco Posati per idee, suggerimenti, richieste su telegram.me/fposati o scrivi a me@francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me/fposati/5 o in crowdfunding su patreon.com/fposati.